Buonasera ragazze, oggi nuovo video, vi mostro alcuni prodottini acquistati da Acqua e Sapone, acquistati da Eurospin e acquistati online. Allora, partiamo subito. Il primo prodotto, ragazze, l'ho acquistato online, si tratta di questo gel, Cryo Gel Cellulite all'aloe di Equilibra, 20% di aloe vera, caffeina, carnitina, centella e mirtillo, senza parabeni e petrolati e siliconi, 97% quindi di origine naturale, migliora visibilmente l'aspetto della pelle a buccia d'arancia, effetto ghiaccio. Allora ragazze, ho voluto prendere questa perché fino adesso non l'avevo mai provata, quindi la voglio testare, perché ragazze adesso subito dopo le feste riprenderò a fare allenamento qui in casa, come ho sempre fatto, perché adesso mi sono un po' arenata per via delle feste, per via del maltempo, anche perché ragazze vado sempre di corsa e mi sono un po' voluta proprio riposare io, quindi mi tengo qualche altro giorno di riposo, ma poi riprendo, e appena riprendo inizio subito a utilizzare i miei prodotti per la cellulite, appunto per riattivare anche un po' i tessuti. Quindi ragazzi, ho voluto prendere questa qui, questo gel 200 ml, lo proveremo e vi farò sapere com'è. Io dico lo proveremo perché oramai lo provo insieme a voi, in poche parole. E niente ragazzi, ditemi se voi lo conoscete, se lo avete provato, insomma fatemi sapere. Poi ragazze, sempre online, ho preso il sapone struccante di Alchemilla. Come potete vedere, questo ragazzi è un sapone struccante ottenuto mediante la saponificazione dell'olio di cocco con procedimento artigianale. Durante questo processo vengono aggiunti gli attivi come olio extravergine di oliva, da agricoltura biologica, olio di riso, fonte naturale di vitamina E, protettiva della pelle. Quindi ragazze, questo sapone particolare lo dovete sciogliere con un po' d'acqua e vi fa da struccante al posto dell'acqua micellare. Ne ho sentito tanto parlare, soprattutto di questo marchio di Alchemilla, ma sinceramente non l'ho mai provato. Questo è al profumo di mela e rosa canina. Già dall'esterno ragazze sento un buonissimo odore, dicono anche che dura molto questa tipologia, diciamo, di saponetta. Vi farò sapere se è uno struccante potente, se magari, che ne so, può bruciare gli occhi, insomma la testerò ragazze e vi farò sapere. Andiamo avanti ragazze. Allora, ho acquistato sempre online il gel pelle secca della Bio Oil. Ragazzi, ho gettato la confezione esterna perché era molto ingombrante, ma è completamente nuovo, infatti ragazze è proprio da tagliare la plastica, non si apre. Allora, questo gel pelle secca, ragazze, dato che in questo periodo fa particolarmente freddo, poi ragazze, come io vi ho già detto, sto utilizzando dei peeling che mi ha dato il dermatologo, quindi ho la pelle proprio, ragazze, che mi si squama, cioè veramente sto ai livelli che non vi dico, e quindi mi sono comprata questo olio da abbinare, che anche lui mi ha detto che comunque lo posso utilizzare. È una formulazione specifica per la pelle secca. Applicare una piccola quantità sulla pelle secca secondo le esigenze. Ok, quindi ragazze, io quando mi vedo la pelle particolarmente secca andrò a utilizzare questo gel olio della Bio Oil, che poi la Bio Oil, ragazze, io ho usato anche il cicatrizzante, che ho applicato dopo una cura che ho fatto, ho tolto un neo, dopo il cicatrizzante farmaceutico ho iniziato a usare il cicatrizzante della Bio Oil. Vi devo dire, ragazze, che il taglietto è quasi sparito, quindi un po' per la crema della farmacia, un po' anche per il prodottino della Bio Oil, quindi voglio testare anche questo qui, appunto per il viso ragazze, perché magari mi può essere molto utile per questa problematica che io ho. Poi ragazze, andiamo avanti. Ho preso da Acqua e Sapone di nuovo un profumo Fiori del Dragone, dei Tesori d'Oriente, ragazze. Praticamente io, ragazze, sono amante di questi qua, di questi profumini dei
Tesori d'Oriente, ve l'ho già anche fatti vedere in altri, svuota la spesa, diciamo, di prodotti per la persona. Questo qui, ragazze, mi piace tantissimo, è troppo buono, ragazzi. Fiori del Dragone è il mio preferito, ditemi voi quale preferite. È buono anche quello tutto nero con i fiori rosa, che non mi ricordo che gusto ha, ma questo è eccezionale. Fatemi sapere se vi piacciono i tesori d'Oriente, se li utilizzate, che fragranze prendete. Poi, ragazze, ho voluto riprendere sempre da Acqua e Sapone il deodorante della Nivea Dry Comfort, perché se voi avete visto il mio svuota la spesa di qualche giorno fa, vi stavo dicendo praticamente che avevo acquistato un nuovo deodorante. Avevo terminato quello della Dove, che vi ho detto è buono ma lascia qualche alone sui vestiti. Invece questo, ragazzi, è riconfermato, è buonissimo, il Dry Comfort della Nivea non lascia aloni sui vestiti, quindi io, ragazzi, sinceramente mi trovo veramente bene. Dura tantissimo, non fa proprio venire cattivi odori, niente, e lo trovo uno dei migliori deodoranti che ci sono. Comunque ditemi se voi utilizzate altre tipologie di deodoranti, quali utilizzate e quali mi potete consigliare. Poi, ragazze, andiamo avanti, sempre da Acqua e Sapone era in offerta il profumo Paco Rabanne, un Lady Million. Allora, ragazze, logicamente sapete che il mio profumo preferito è La Vie Belle della Lancôme. Io adoro i profumi della Lancôme e sapete che è anche il mio profumo preferito perché mi ha accompagnato in tanti momenti importanti come quello del giorno del mio matrimonio. Ma questo non vuol dire che non vado ad utilizzare altri profumi, ne utilizzo tanti altri. In questo caso, ragazzi, io già l'avevo utilizzato in passato, Lady Million di Paco Rabanne, mi piace moltissimo, io sono amante dei profumi dolci. Ditemi voi se preferite profumi dolci un pochino più aggressive, non so come definirli. Questo, ragazzi, è un profumo, io l'ho trovato in offerta da Acqua e Sapone in questi giorni sotto le festività di Natale, non so se è un'offerta che hanno fatto solo alla sede dove vado io, un'offerta generale di tutti gli Acqua e Sapone, ma comunque c'erano molti profumi in offerta e quindi ho voluto prendere questo, ragazze. Comunque ditemi voi che profumi amate, anzi consigliatemi, perché io comunque vorrei provarne altri. Poi, ragazze, altro prodottino acquistato sempre da Acqua e Sapone, ho preso tutta la linea della Pantene, ragazze, aspettate che me la avvicino. Allora, eccoli qua, ragazze, come potete vedere ho preso, allora, primis, facciamo così, partiamo dallo shampoo della Pantene. Questa è una linea un po' più particolare dei shampoo Pantene, come potete vedere anche dal packaging. È la linea Air Biolog, si chiama così, folti e brillanti, fiori di loto omega 9, capelli fini o sfibrati e colorati, ragazzi. Vi leggo un attimino il succo di questa linea, per questo l'ho scelta. Allora, ProV Air Biology è un infuso di nutrienti specificamente formulati per la biologia dei tuoi capelli ad ogni età. Shampoo folti e brillanti, esalta il volume, rafforza le radici, riavviva il colore opaco e aiuta a riparare i danni da styling su capelli colorati per capelli brillanti e pieni di vita. 0% parabeni e quindi, ragazze, è un prodottino biologico. Allora, ragazze, costano un po' di più dei classici shampoo, ma vi devo dire comunque è un 250 ml. Ve lo faccio rivedere, mi è piaciuto tantissimo, diciamo, se è vero che funziona e fa diciamo quello che promette, ragazze, lo ricomprerò a vita, perché come sapete io mi lamento sempre con i capelli fini che comunque utilizzando le piastre, pure le più buone del mondo, tendono comunque a danneggiare il capello, quindi fondamentalmente, ragazze, voglio cercare dei prodotti buoni che mi aiutano a mantenere il capello sano. E credo, ragazzi, che questa linea della Pantene, come potete vedere, ho preso anche il balsamo abbinato,
sempre fiori di loto, omega 9 più Pro V. Questo è il balsamo appunto abbinato allo shampoo e dice la stessa cosa, quindi esalta il volume, rafforza le radici, ravviva il colore opaco e aiuta a riparare i danni da styling, e è biologico. Allora ragazze, ditemi se anche voi avete provato praticamente il ritocco perfetto della L'Oreal. Io l'ho acquistato appunto per mia madre, lo porterò a lei perché lei ci si trova molto bene, però ditemi se a voi vi fa comodo comunque tenerlo in casa per le emergenze oppure non vi piace per qualche motivo, fatemi sapere. Per concludere ragazze gli acquisti, vi mostro questo beauty che ho acquistato all'Eurospin, diciamo un beauty a numero limitato mi hanno detto, soprattutto per il periodo delle festività. Come potete vedere, ecco qui ragazze, questo è il beauty in questione. Contiene una maschera oro peel off, una crema viso anti-age e un olio corpo. Io ragazze lo devo ancora aprire, sono, allora, la maschera è da 75 ml, la crema viso anti-età da 50 ml e l'olio emolliente da 200 ml. Lo andiamo ad aprire insieme. Allora, vediamo un attimino, eccola qua, questa è il beauty, la pochettina che è carinissima ragazze, della linea Fiori di Magnolia, vedete? Molto 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 carina ragazze. Allora la vado ad aprire e vediamo i prodottini insieme. Allora, questa ragazze è la crema viso anti-age, trattamento ricostituente da 50 ml, è una crema anti-età intensiva, SPF 15. La proveremo ragazze, perché io sinceramente non ho mai provato le creme dell'Eurospin, quindi la devo testare e vi farò sapere, ma sicuramente qualcuna di voi l'avrà provata, quindi ditemi come vi siete trovate, se vi è piaciuta, se è una crema buona che consigliate, fatemi sapere dai commenti. Poi ragazzi, all'interno c'è la maschera peel off, eccola qua, da 75 ml, illuminante ed esfoliante con oro colloidale, ok? Speciale per i pori, c'è scritto, la texture corposa e avvolgente permette alla maschera, una volta asciutta, di essere rimossa in un solo gesto, provvedendo ad una delicata esfoliazione meccanica. Ok, applicare omogeneamente sulla pelle del viso, evitando il contorno occhi, e lasciare in posa per almeno 20 minuti fino alla formazione di una seconda pelle. Asportare lentamente partendo dal basso. Perfetto ragazze, proverò anche questa e vi farò sapere, ma naturalmente se voi l'avete provata fatemi sapere anche voi. E per terminare ragazze, l'olio emolliente levigante con olio d'argan, mandorle dolci, non unge, come potete vedere questo è l'olio da 200 ml ragazze. Allora, proverò tutti questi prodotti ragazze che vi ho mostrato oggi e poi magari nei prossimi video comunicherò come mi sto trovando, se mi piacciono. Allora, se avete delle domande da fare ragazze, mi raccomando, scrivetemi nei commenti, qualsiasi cosa, domande oppure consigli sono sempre ben accetti. Io ragazze vi aspetto come sempre, mi raccomando iscrivetevi al canale qualora non lo avete ancora fatto. Chi mi vuole seguire su Instagram ve lo scrivo qui, sono FedericaSweet02, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.